Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. È bellissimo rivedere le vostre facce sorridenti. Lo so che sono tempi duri, sono tempi difficili, ma io sono qui per aiutarvi a suonare i tempi dispari. Seconda parte. Ed eccoci finalmente. Quindi se vi siete persi la prima puntata, dove abbiamo visto 7 ottavi, 9 ottavi ed 11 ottavi, vi consiglio di vedere prima quella e poi tornare su questa puntata per aggiornarvi, perché oggi vedremo tutti i ritmi che finiamo. Tutti, non tutti, molti ritmi che finiscono in esimi. Quindi 19 sedicesimi, 21 sedicesimi e 23 sedicesimi. Perché no? Tanto scoprirete che il sistema è molto simile per andare a costruire questi groove. E come nel video precedente ci saranno dei groove indovinello che voi dovrete capire e scrivere le soluzioni qua sotto nei commenti. Io poi cercherò di dare una risposta esatta. La cosa simpatica che è successa nel video precedente è che alcuni di voi hanno dato risposte differenti ma che tornavano lo stesso, perché in effetti questo sistema che andremo a fare ora e che abbiamo anche fatto precedentemente nel video dei 7 ottavi, 9 ottavi, 11 ottavi è valido per noi batteristi, per iniziare a capire le suddivisioni, per iniziare a capire i tempi dispari, iniziare a sentire la musicalità di ogni ritmo. Ma poi quello che conta in definitiva è quello che la melodia ti trasmette, è quello che la musica ti fa capire come dispari. Quindi la ragione poi in realtà non ce l'abbiamo noi batteristi, e non dovremo mai, mi raccomando, impuntarci magari con un bassista o con un chitarrista, peggio, su no questo è un 19, no questo è un 7, no questo è, perché probabilmente loro lo vedono in maniera diversa, visto che faranno un giro di accordi, un giro di note per arrivare a questo ritmo. Quindi la ragione ce l'hanno sempre loro. Se loro ti dicono che gli torna in quel modo, sarà inutile discutere su questa metrica in questo modo e in quest'altro modo, perché tanto si va solo in discussioni che non portano da nessuna parte. Lo stesso brano può essere suonato da entrambi i musicisti, anche tra virgolette contando due tempi diversi. Vabbè, non è che succeda così spesso, però la ragione ce l'ha la melodia, non il batterista. Vabbè, insomma, dicevo, qua sotto nei commenti fatemi vedere se siete così bravi a capire questi ritmi. Partiamo subito con il video e con il primo groove indovinello. Benissimo, anche questa volta partiremo da una battuta di 4 quarti come base e poi andremo ad aggiungere o togliere, questa volta, dei sedicesimi. Così andremo a comporre i famosi groove in sedicesimi. Quindi se noi la vediamo in senso lato, la battuta di 4 quarti è anche una battuta di 16 sedicesimi, convenite? Quindi se ho 16 sedicesimi, cosa devo fare per arrivare a 19? Aggiungere 3 e interpreterò questi tre colpi come Charleston rullante rullante. Cicciaccia. Quindi suonando una normalissima battuta di 4 quarti ed aggiungendo semplicemente titata, questi tre sedicesimi, otterremo un 19 sedicesimi. Quasi banale. Questa è naturalmente proprio la puntina dell'iceberg, il millimetro quadro, perché già da questo possiamo prendere una battuta ritmica, una melodia, applicarla alla cassa. La melodia sarà quella del video precedente, quindi applicarla ad un groove in 4 quarti, che quindi suonerà in questo modo. E poi trasformarla da questo ritmo a un 19 sedicesimi, che quindi suonerà in questo modo. Seguitemi, perché se c'è qualcosa che non vi torna, sono sicuro che poi quando vedrete tutto il sistema vi tornerà in fondo, perché in definitiva qui stiamo semplicemente facendo delle addizioni. E quindi passiamo al 21 sedicesimi. Prendiamo la nostra battuta di 4 quarti, 16 sedicesimi, e aggiungeremo
5 sedicesimi per arrivare a 21. Questi 5 colpi saranno interpretati come Charleston rullante, Charleston rullante, rullante, cipa cipa pa, in questo modo. E andando infine ad aggiungere questi 5 sedicesimi alla nostra melodia prescelta in questo caso, suonerà in questo modo. Quindi ecco che siamo arrivati a comporre il nostro primo 21 sedicesimi della nostra vita. E quindi passiamo al 23 sedicesimi, ma prima, secondo indovinello. Per andare a suonare un 23 sedicesimi, cosa faremo? Prenderemo la nostra battuta di 4 quarti come al solito ed aggiungeremo, quindi 16 sedicesimi, ed aggiungeremo, esatto, 7 sedicesimi, che in questo caso saranno interpretati ed infine anche questa volta andremo a sommarli alla nostra battuta prescelta. Ora, voi capite benissimo che questo non basta ad essere dei maestri assoluti dei tempi misti, tempi dispari. Però sicuramente per noi batteristi è un buon inizio, è un buon punto di partenza, anche perché questi 3, 5, 7 colpi, 7 sedicesimi che siamo andati a sommare alla nostra battuta, possiamo anche toglierli alla nostra battuta, oppure possiamo anche interpretarli, qui c'è la vastità di fronte a noi, possiamo anche andarli a interpretare in maniera diversa, inserendo delle pause, inserendo più note, inserendo un'orchestrazione diversa, superfici differenti. Abbiamo un mare di possibilità, nonché possiamo anche combinare uno o più di questi ritmi dispari. Quindi il mare è ancora molto largo. Però, ehi, aspetta, terzo groove indovinello. Un'ultima cosa che magari alcuni di voi potrebbero chiedersi: sì, ma io cosa ci faccio con il 19 sedicesimi? Nella maggior parte dei casi niente, ma la volta che ti serve, la volta che arriva il chitarrista bastardo che sta facendo un riff di merda e non sa nemmeno cosa suona, ma è dispari e si gasa pure del fatto che ha fatto un riff dispari e non sa cos'è, puoi comunque suonarlo e iniziare a capire meglio cosa suona, quindi può essere utile a livello di composizione, che è la parte bella. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se ti è stato utile pollicione, mi raccomando qua sotto nei commenti tutte le vostre risposte su cosa era cosa. E dunque anche per questa volta è tutto, io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!